Quindi ho deciso che qualcosa di nuovo andava fatto, cioè dovevo intraprendere qualche nuova attività. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo vlog. Io mi sono appena preparata la mia colazione dopo aver preso varie gocce, goccine varie per lo stomaco, di cui vi parlerò presto in un video. E adesso mangio. Ho preparato questa buonissima colazione. Eccola, non molto instagrammabile, ma veramente veramente buona. Praticamente ho cotto le mele. Praticamente ho cotto le pere nel latte di mandorla. E poi ho aggiunto albicocche secche e mandorle tostate. E vi assicuro che viene una cosa veramente veramente dolcissima. In genere io lo preparavo con le mele, però non viene dolce così come con le pere, perché poi la pera quando la fai in padella rilascia tutta la sua dolcezza e quindi è veramente buono. È buono. In questo video volevo parlarvi dall'inizio settimana, oggi è mercoledì, più o meno da inizio settimana, mi sono resa conto che le mie settimane erano dei continui loop. No, no, stupidi! Erano dei continui loop infiniti, cioè che a me sembravano infiniti, cioè facevo sempre le stesse cose, quindi la stessa identica routine ogni giorno, quindi ti alzi, fai colazione, ti alleni, quando è il giorno di allenamento, studi, cucini, pranzi, lavori, studi, poi finalmente con le 2 ore in cui ti puoi rilassare. E mi sono resa conto che mentre fino a poco tempo fa questa cosa mi stava bene, e poi diciamo che non è una routine che a me pesa enormemente, perché sennò altrimenti sarebbe impossibile da sostenere, però comunque è una cosa che a lungo andare ti fa sentire un po' rinchiusa in una trappola, in una bolla. Non so se avete mai visto quel film in cui c'è quella ragazza che la mattina, cioè che fa un incidente, si sveglia e vive sempre la stessa giornata, va intrappolata sempre nello stesso giorno. A me sembrava di essere un po' così, cioè ripeti sempre le stesse cavolo di cose ogni giorno. Quindi ho deciso che qualcosa di nuovo andava fatto, cioè dovevo intraprendere qualche nuova attività, possibilmente fuori casa, quindi qualcosa che uscissi e mi facesse prendere un po' d'aria fuori, mi facesse un po' cambiare aria e mi desse nuovi stimoli. E quindi prima avevo pensato alla palestra, però ho accantonato questa idea della palestra, ho comprato poi gli attrezzi a casa, e adesso ho pensato e ho anche già fatto tutto. In realtà era una idea che io avevo da un sacco di tempo, da veramente da anni. Ho pensato di intraprendere un corso di canto. Quindi ho scritto a questa scuola e oggi andrò a fare la mia prima lezione di canto di prova. E niente, questo era il discorso. Almeno c'è qualcosa di nuovo in questa giornata. Sono contenta di vedere come andrà e niente, ci aggiorniamo. Vi faccio sapere poi questa lezione di canto come andrà. Le motivazioni delle relazioni tra Africa e il continente europeo erano essenzialmente legate alla tratta degli schiavi. Adesso sto studiando per questo esame che ho all'inizio febbraio e ieri mi sono addirittura prenotata e sono molto fiera di me perché questo esame alla fine avevo deciso di darlo a marzo, però voglio provarci perché a volte bisogna pure tentarli gli esami e quindi questo sarà uno di quegli esami che andrò veramente a tentare. E niente, ci proviamo. Finito di studiare in pochissimo tempo, ho saltato un sacco di cose che secondo me non sono importanti. Adesso, dato che ieri è arrivata la nuova scheda di allenamento, io ho aspettato proprio mercoledì per allenarmi perché aspettavo questa nuova scheda, adesso mi vado ad allenare. Ci manca poco.
Adesso sono le 3 e tra poco mi arriva la bussata e comincio a lavorare. Quindi ci vediamo dopo. Ciao ragazzi, buongiorno. Allora, è il giorno successivo e volevo aggiornarvi giustamente sulla lezione di canto che ho fatto. La mia decisione è che ho deciso di cominciare un corso di canto e inizierò infatti proprio questa settimana. Le mie impressioni, come mi aspettavo, cioè né troppo poco, è comunque una scuola di canto che non dico sia per amatoriali, però diciamo non è una cosa professionale, che è poi quello che io cercavo, quindi mi fa piacere. Poi diciamo che mi è interessato il discorso della prima lezione riguardo alla questione del cantare con la gola e cantare col diaframma, cioè il fatto della respirazione, che noi respiriamo a seconda di quanto mi diceva questo maestro di canto, respiriamo in maniera errata, cioè praticamente con la parte alta del polmone, invece noi dovremmo respirare con tutto il diaframma, e quindi praticamente la prima cosa che farò sarà imparare a respirare col diaframma. È un discorso che mi faceva il maestro, che già mi ha inquadrato come persona probabilmente, e che il canto può aiutarti anche a scioglierti un po', perché mi ha visto un po' timida quando mi ha chiesto di intonare le varie note alla pianola. Cioè ha visto che avevo una voce un po' bassa, e in effetti questa questione della voce bassa è una cosa che io mi porto dietro da tutta l'adolescenza, quando andavo al liceo, da quando ebbi un mega rimprovero con una professoressa di inglese che mi disse che non riusciva a sentirmi alle interrogazioni perché avevo la voce troppo bassa, e io mi ricordo che mi si a piangere. E fu una brutta situazione, e quindi diceva lui che il canto può aiutarti a scioglierti in questo senso, a percepire la tua voce, ad alzare la voce e anche proprio a esprimere la tua interiorità. E quindi questa cosa mi piaceva molto, che poi è quello che io voglio, mi piacerebbe e mirerei a fare attraverso il canto. Quindi la cosa importante, il succo della questione è che comincerò, e quindi sono contenta e vi aggiornerò ovviamente in questo percorso. Quindi io concludo il video, vi mando un abbraccio, vi ringrazio per essere arrivati fin qui, adesso mangio la bella colazione e ci vediamo presto. Ciao!